Bella a tutti, regà, qua è Savis che vi parla con un nuovo video bomba, ragazzi. Oggi andremo a visitare la base nascosta super segreta di Zancudo. Un mistero quindi ormai svelato, ragazzi. Non basta nient'altro che mettersi solo questa attività che vi lascio in descrizione per PS4 e PS5, ragazzi, per Xbox. Appena qualche creatore o il mio scienziato pazzo ne ha voglia di farla, ve la porterò. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente avviarla, trovate nella categoria gare stante. E una volta che siamo in questa schermata, doppio tasto PS, andiamo a partecipare su Anawak, ragazzi. E a questo punto, una volta che abbiamo partecipato su Anawak, dovremmo stare 5 secondi sul primo messaggio, lo accettiamo e poi stiamo altri 5 secondi sul secondo messaggio e poi lo rifiutiamo, ragazzi. E a questo punto, sbadabam! Spawneremo, raga, in questa posizione dentro il monte Ciliad e dovete camminare e saltecchiare da qualche parte lì vicino, gironzolare, raga, finché non succede questo, che cadremo all'interno della base. Raga, un mito ormai svelato, la base c'è, una cosa ancora più figa. Raga, io sono su PS4, quindi molto probabilmente questo aggiornamento di questa base uscirà anche su PS4. Magari non è una base che ci possiamo comprare, sarà un evento free mode. Sicuramente gli UFO, ragazzi, a ottobre, quando ci rapiranno, ci faranno spawnare qua dentro e non all'interno dell'UFO. Guardate che bello l'uovo alieno, ragazzi. Finalmente possiamo vederlo tutti quanti. Ma cosa ancora più bomba, che adesso andremo più avanti nel video, vi farò vedere, raga. Si è sfatato una cosa. Qua dentro, oltre a fare i loro paciughi, perché è una base segreta degli UFO, ragazzi, sotto Zancudo, sarà per caso un riferimento all'Area 51? Chi cazzo lo sa, raga, però vi posso assicurare che qua dentro c'è il rilevamento del jetpack. Avete presente il jetpack di San Andreas? Non il thruster, raga, il jetpack, quello che facevamo spawnare con i trucchi nella storia. Effettivamente in questa stanza è stato trovato il progetto del jetpack. Quindi, raga, molto probabilmente, chi lo sa, se più avanti, in questi 2 anni, dove GTA 5 continuerà ad andare avanti, se avremo il jetpack e cosa tireranno fuori, raga. Vi posso assicurare che a ottobre, quando ci saranno gli eventi di Halloween, saremo invasi dai fantasmi, ragazzi. Dovremo fare dei collezionabili, non tipo le zucche, ma dovremo collezionare le foto dei fantasmi. È una cosa veramente, veramente carina. Tanto per dare un pochettino di stimoli alla gente. Effettivamente questa base, raga, è una cosa che ci siamo sempre cercati di trovare. È una cosa che abbiamo sempre cercato. Non siamo mai riusciti a capire se effettivamente era vero o non era vero. Quindi, ragazzi, che dire? Lasciate un like se vi è piaciuto il video, che è fondamentale, è importantissimo per far passare i miei video tra i consigliati e crescere come canale. Bella, regà, alla prossima. Spada bam.